Ciao e buona giornata. Oggi siamo qui in parco il mio paesello e niente, volevo fare due parole sul mio modo di affrontare la programmazione, specie quella in Java, comunque la programmazione oggetti in generale. E gli IDE, il ruolo degli IDE è importante nella programmazione oggetti, specie in quei linguaggi, ad esempio come Java, che non sono diciamo noti per essere estremamente compatti. Come possiamo usare in modo proficuo un'idea in Java? Usare un'idea in Java in modo proficuo è abbastanza facile. La cosa che è importante fare è di sfruttare gli strumenti che il linguaggio che l'IDE ci mette a disposizione. Mi spiego meglio. Se voi iniziate il vostro progetto, definite la classe principale, quella che conterà il main, diciamo, e poi iniziate a dichiarare le classi che andrete a utilizzare. Lo farete senza veramente averle ancora definite. Questo genererà un errore nell'IDE. Tuttavia, l'IDE furbo cosa vi dice? Vi dice: hai usato questa classe, non c'è ancora, vuoi crearla? E allora creiamo la classe. Bene. Stesso modo, successivamente definisco un metodo e questo metodo non esiste. Ovviamente l'IDE mi dice: vuoi definire questo metodo? Questo modo di programmare ci evita un sacco di caos, ad esempio quel bloating di getter e setter messi a caso giusto perché ci sono le proprietà, che in realtà va contro l'information hiding, va contro i principi fondamentali della programmazione oggetti. Dobbiamo stare molto attenti, ad esempio i costruttori, ci serve il costruttore di default? È ammesso, vogliamo dichiararlo privato? Non so, dipende. Abbiamo un sacco di attenzione che dobbiamo porre a queste cose e sicuramente non lo possiamo fare dichiarando, definendo prima come utilizzeremo poi magari questo oggetto. Noi gli oggetti definiamoli e andiamo a lasciare che sia l'IDE a crearci gli scheletri di questi oggetti. Saremo poi noi a definire le implementazioni man mano, ovviamente, nel corso dello sviluppo del progetto. Perché è importante questo argomento, di questa cosa di cui ti sto parlando? Perché se ci pensi un attimo, il test driven development, quindi lo sviluppo guidato dai test, dove io faccio i test prima ancora di scrivere il codice, è proprio questo. Quando io dico è importante andare a definire gli oggetti su cui lavoro prima di averne definita l'implementazione, non sto facendo altro che andare a dire: se scrivo prima i test potrò scrivere i metodi con le loro segnature, quindi saranno già definite, e andrò poi a implementare i metodi utilizzando i test per verificare che l'implementazione sia corretta. Tutto qua. Quindi questo è un modo comodo di sviluppare in realtà. Purtroppo devo dire che è un modo di sviluppare che almeno nell'ambiente della didattica non viene utilizzato, e a me questa cosa non piace, perché è importante che uno studente, come magari tu che mi stai ascoltando, oppure insomma, uno studente qualsiasi, anche che non mi ascolta, cui sono antipatico, che è importante per uno studente avere a disposizione i giusti strumenti. Ora, da un paio di giorni sono un po' distrutto da questa cosa dei motivatori, mi vedo sempre come motivatore, ma in questo caso veramente voglio essere il tuo motivatore del codice. Facciamo codice furbo, facciamo il codice giusto, usiamo gli strumenti che abbiamo a disposizione, è importantissimo. L'IDE è fatto per semplificarci la vita, non è fatto per un altro motivo, l'IDE è fatto soltanto per questo, non c'è altro motivo. La cosa importante è che noi abbiamo sempre ben chiaro che l'IDE non si sostituisce a noi, è chiaro, grazie, cioè per forza, però quello che fa l'IDE è di aiutarci nel nostro sviluppo. Un'altra cosa, il refactoring. Io posso fare refactoring dei miei progetti, è chiaro, certo che posso fare refactoring dei miei progetti. Posso semplicemente dire: ok, io il mio progetto, in questo caso questa classe, voglio estrarre un'interfaccia, che ne so, e vado a estrarre l'interfaccia, e quindi avere la possibilità di far sì che non sia io a dover definire l'interfaccia, ma che sia in automatico l'IDE che prende la mia classe, mi dice di quali
quali sono i metodi che voglio includere in questa interfaccia, come chiamare l'interfaccia e poi creo l'interfaccia. In automatico lui modificherà la mia classe in modo tale da implementare questa interfaccia. Queste operazioni su progetti un po' grossi sono fondamentali. Fanno parte del ciclo di vita del software, fanno parte del ciclo del momento di sviluppo del software. Devono rispecchiare già dalle prime fasi di sviluppo del software quella che è l'evoluzione dello stesso. Perché i principi di open close, i principi del clean code sono sempre fondamentali e vanno sempre utilizzati fortemente, insomma, nel nostro codice. Il nostro lavorare usando i test, ad esempio, e usando quindi questo modo di procedere, che io, se vedi nei video, non sempre utilizzo i test, però l'idea è quella di dire: io utilizzo la classe, utilizzo le classi dichiarando i metodi che mi servono, non quelli che sarebbe bello avere, perché sennò stiamo facendo così l'informatica sarebbe bello, e quella non va bene. Quindi l'idea è quella di avere delle definizioni che siano consistenti, tutto, diciamo, orientato all'idea di avere un sistema che sia il minimale possibile per risolvere la mia soluzione. Quindi ne parlavamo anche del video nel codice che puzza, dove abbiamo detto sostanzialmente che il nostro codice deve risolvere il problema e non farlo su un problema teorico, generico, filosofico. Deve risolvere il nostro problema. Deve essere certamente anche in possesso di un'architettura tale per cui noi possiamo poi estendere questa soluzione a eventuali problemi affini, eventuali, diciamo, situazioni che si potrebbero verificare. Quali situazioni prevedere e anticipare in questo modo nel design? Quelle per cui riteniamo possibile l'evoluzione del nostro software. Non devo fare tutte le possibili evoluzioni che mai potranno essere immaginate, altrimenti chiaramente vado a trovarmi in una situazione, quella che si chiama tecnicamente di analysis paralysis, dove io continuo a analizzare e non finisco mai. Ecco, questo era più o meno il pensiero di oggi. E niente, detto questo, ti ringrazio per l'attenzione. Poi vorrei raccontarvi due cose sulla maturità. E comunque ci vediamo in un video che farò magari più tardi. E per adesso è tutto, grazie, ciao e buon pomeriggio. Ciao ciao!